Eccoci in diretta, benvenuti, prendiamo posto gentilmente. Buongiorno a tutti, sono Antonello Maraldo, il direttore amministrativo dell'azienda ospedaliera Ospedale Riuniti di Ancona e oggi, tra le altre funzioni, mi è concesso l'onore di partecipare a questa giornata alla quale tutti gli operatori che man mano si succederanno nelle loro relazioni daranno un contributo fondamentale per capire come siamo arrivati qua. Tanto per cominciare il titolo Primo Mattone. Primo Mattone è un'espressione simbolica per dire che finalmente al quinto piano dell'ospedale Torrette di Ancona parte il Centro Nemo. Il Centro Nemo è il mio compito anche come direttore amministrativo, oltre a come dire, coordinare i lavori di oggi e anche cercare di farvi capire molto rapidamente come siamo arrivati qui. E quindi mi avvarrò di una piccola presentazione che tipica dell'amministrativo con qualche atto. Non vi nascondo che sto iniziando questa mia attività con una certa emozione perché la sto vivendo da 5 anni con tutti i protagonisti a questo tavolo che nel frattempo sono diventati, oltre che collaboratori, partner, anche amici. E ho vissuto con loro anche la componente emotiva, per cui mi scuserete se parto un po' in sordina, spero di riprendermi nel corso della giornata. Allora, questo di... Andiamo, però non parte, andiamo di... Eccoci qua. In realtà questo è un percorso che ha inizio tanti anni fa. Tanti anni fa, mi riferisco al 2008, quando l'allora giunta regionale, con quest'atto, una delibera, la 324, decise di attivare il centro per le malattie neuromuscolari presso l'azienda ospedaliera di Ancona. Quindi capite bene quale può essere stata l'aspettativa, il percorso, il travaglio anche amministrativo per arrivare 13 anni dopo a questa giornata. Il percorso è proseguito attraverso una serie di atti successivi necessari a definire come e chi e cosa si dovesse fare. Tant'è che nel 2009, un anno dopo, furono emanate le linee di indirizzo in materia di cura e assistenza delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, la SLA. E pian piano si è arricchita di ulteriori informazioni, ulteriori contenuti e come vedete c'è un salto temporale significativo. Arriviamo al 2017 con il recepimento del protocollo d'intesa per l'attuazione dell'accordo Stato-Regioni. Ora, in mezzo tra quest'atto e il precedente, non c'è stato il vuoto, c'è stata tutta una serie di relazioni reciproche, approfondimento, definizione di linee guida e protocolli che pian piano hanno portato alla redazione degli atti. Fino a quando arriva, l'azienda ospedaliera che, con i tempi maturi, cioè con l'adozione di una serie di atti, protocolli, linee guida e anche per effetto di in serie di interlocuzioni con soggetti, regione, le associazioni, presenta questo progetto per la cura delle malattie neuromuscolari, che altro non è che l'evoluzione attualizzata di quello che si iniziò nel 2008. Questo progetto è stato approvato dalla Giunta regionale nel 2019 e prevede appunto la realizzazione del centro clinico integrato dedicato alla ricerca, diagnosi e cura nel campo delle malattie muscolari e neuromuscolari dell'adulto e del bambino presso l'azienda ospedale Riuniti di Ancona, il centro Nemo. Da quest'atto scattano una serie di adempimenti, primo tra tutti quello per l'azienda previsto dagli atti che abbiamo redatto, da un protocollo, di mettere a disposizione del Centro Nemo uno spazio, sito al quinto piano dell'ospedale Torrette di Ancona, che deriva dalla sottoscrizione di questo protocollo il 16 settembre 2019, dal quale i nostri obblighi sono diventati cogenti, cioè tradotti in un atto amministrativo. Abbiamo preso atto del protocollo. E il 31 gennaio abbiamo consegnato, 31 gennaio 2020, purtroppo è una data limite, perché il 31 gennaio 2020 forse è uno degli ultimi giorni in cui la prima ondata del Covid ci lasciava liberi di lavorare all'interno dell'ospedale, di avere relazioni, diciamo, anche professionali in presenza con tutto quello che ne consegue. E questo è quello che sarà, e io ringrazio. Approfitto, vado un po' fuori scaletta, lo faccio subito, ringrazio i tecnici dell'azienda ospedaliera, l'ufficio tecnico, l'ingegner Gusella, l'architetto Cordiali e tutti quelli che hanno lavorato per permettere che
un'ala dell'ospedale, cioè il quinto piano, fosse completamente libera e il 31 gennaio, in pieno rispetto dei tempi che la Giunta ci aveva dato, abbiamo consegnato questa struttura al centro Nemo. Da lì è partito tutto il percorso giuridico successivo, finalizzato all'ottenimento dell'autorizzazione e quindi dell'accreditamento per svolgere l'attività sanitaria, ma non vorrei tediarvi troppo. Posso però dire a chiusura del mio parziale intervento, iniziale intervento, che ringrazio pubblicamente la struttura di Nemo, perché durante la pandemia, seconda fase della pandemia nel 2021, questa struttura è stata, ancorché già consegnata giuridicamente il 31 di gennaio del 2020 a Nemo, è stata utilizzata per l'apertura del PVO, punto di vaccinazione ospedaliera. E lì dentro, da gennaio a maggio, abbiamo vaccinato migliaia e migliaia di persone. Quindi questo a conferma che c'è stata una sinergia fortissima, un'integrazione fortissima, sin dall'inizio e anche sin ai tempi recenti. Io direi che la parte che riguarda la mia breve relazione sul percorso amministrativo è conclusa ed entriamo nel come? Sì, assessore, alla fine, sì, c'è una scaletta ben precisa, sì. Ed entriamo nel vivo dell'attività di moderazione vera e propria, perché abbiamo tanti ospiti, tutti di eccezionale livello professionale e culturale. Cominciamo dal magnifico rettore, il professor Gianluca Gregori, è il magnifico rettore dell'Università Politecnica delle Marche, al quale mi onoro di concedere la parola. Prego Gianluca. Bene, buongiorno a tutti, sono onorato io di essere qui con voi davvero. Poche considerazioni molto sintetiche. La prima a evidenziare questa forte relazione interistituzionale. Non è scontata, ma è necessaria. Un secondo aspetto è un altro tema che ci interessa molto, che è la partnership pubblico-privata. In maniera molto franca possiamo dire che molti progetti si attivano se questa partnership funziona e se tutti i vari soggetti pubblici e privati collaborano insieme. La terza considerazione riguarda la ricerca. Ne parlavo poco fa con il segretario generale della Fondazione Serena, Renato Pocaterra, il quale mi evidenziava che Fondazione Serena ha attivi oltre 50 progetti di ricerca in tutta Italia. Diceva: la ricerca è speranza, e in questa prospettiva noi ci siamo, e quindi quanto prima ci incontreremo per iniziare questo percorso. Credo che questa pandemia ci abbia fatto comprendere il ruolo della ricerca, l'impatto della ricerca. Spesso questo è stato trascurato o addirittura svilito. Ecco, credo che sia il momento di ritornare a evidenziarlo. Un altro aspetto che evidenzio e che rileviamo sempre, sottolineiamo sempre alle nostre studentesse, ai nostri studenti di tutte le facoltà, ma soprattutto a quelli che sono presenti nella facoltà di medicina e chirurgia, è la centralità della persona. Qualsiasi cosa si faccia, la persona deve essere al centro dei nostri interventi, non è solo un problema di competenze. E l'ultimo aspetto, quello più rilevante in termini di future collaborazioni con la Fondazione Serena all'interno della nostra azienda ospedaliera universitaria, anche qui non continuiamo a evidenziarlo sempre con forza, no, dell'integrazione che c'è tra università e ospedale, è che il professor Silvestrini, che è il direttore della clinica neurologica e che è stato eletto da poco neopreside della facoltà di medicina, collaborerà e continuerà a collaborare con tutto il suo gruppo, e quindi con la Fondazione Serena verificheremo i progetti da sviluppare insieme. Per cui grazie a tutti, di nuovo onorato di essere qui. Ecco, queste sono delle giornate che ti riempiono anche il cuore, no? Davvero, davvero. Grazie. Ringraziamo il professor Gregori, che come sempre ha una visione che si stacca dalla situazione specifica e riesce a inquadrare le cose in una prospettiva più ampia di integrazione assoluta tra tutte le leve che compongono la nostra variegata o avariata, qualcuno direbbe, società. Bene, la parola adesso al dottor Arturo Pasqualucci, il direttore sanitario dell'azienda ospedaliera Ospedale Riuniti di Ancona, che ci farà un breve cenno dal punto di vista sanitario che cosa significa avere un centro Nemo nella nostra struttura. Bene, grazie, buongiorno a tutti. Anch'io vorrei fare solo alcune brevi considerazioni, in parte riallacciandomi a quello che
poco fa ha detto il magnifico rettore, partendo cioè dal concetto di integrazione. Quel concetto di integrazione istituzionale di cui ha fatto cenno il rettore nel suo intervento, che proprio testimonia come la complessità dei problemi che oggi assilano la nostra società può essere affrontato solo con un approccio multidisciplinare ed interistituzionale. La stessa cosa vorrei trasferirla nel campo della medicina. Per molto tempo la medicina ha cercato di affrontare i problemi in maniera, diciamo, puntuale. Oggi questo tempo è necessariamente passato e l'approccio deve essere fondamentalmente basato sulla presa in carico del paziente. Mi ricollego ancora una volta alla centralità della persona di cui faceva cenno il magnifico rettore, e soprattutto su percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali. Quindi integrazione anche in questo settore. E per quanto riguarda le malattie neuromuscolari, noi come azienda ospedaliera, quindi come azienda di livello regionale per l'alta complessità assistenziale, siamo in grado di offrire questa multidisciplinarietà, questa integrazione che riguarda diversi professionisti, stante la complessità dell'assistenza a questi pazienti. Si citavano i neurologi, i neuropsichiatri infantili, gli intensivisti, gli pneumologi. Allora ecco, anche questo il modello NEMO rappresenta, a mio modo di vedere, proprio un ottimo esempio di presa in carico globale del paziente, non solo per i suoi bisogni assistenziali, ma anche nell'arco di tempo della sua esistenza, dalla fase infantile, adolescenziale ed adulta. Quindi un ottimo modello. Adesso sarà compito mio e della direzione di NEMO cercare di dare veramente gambe a questo ottimo progetto. Grazie a tutti. Bene, ringrazio per il collega Arturo per la capacità di sintesi e per aver centrato e focalizzato quelli che sono gli aspetti essenziali della vicenda dal punto di vista sanitario. E ora parola al mio amico direttore generale dell'azienda ospedaliera Ospedale Riuniti di Ancona, il dottor Michele Caporossi, che esporrà il punto di vista dell'azienda e, come al solito, credo non solo in una prospettiva strettamente aziendale, ma di più ampio respiro. Prego, Michele. Grazie a tutti. Oggi siamo anche commossi per questa cosa, perché ci abbiamo lavorato tantissimo. E era un percorso molto difficile da compiere, perché tutto ciò che è misto pubblico-privato da una parte viene osannato e idealizzato nei testi o in teoria, poi dopo, quando si passa al pratico, non è facile mettere in campo tutte le abilità per arrivare al punto. Ecco, in questo caso si tratta di abilità come dice bene spesso l'assessore Saltamartini, che riguardano il concetto di sussidiarietà, cioè il fatto che noi ospitiamo all'interno di Ospedali Riuniti una realtà che è una realtà diciamo privato non profit, e che già ha espresso in maniera molto chiara di fare la differenza rispetto a quello che noi faremmo direttamente, ecco, sia per una questione di disponibilità di risorse, di tetti di spesa del personale e di quant'altro, sia per una questione di skills specifiche possedute. Ecco, si tratta di uno spillover, di un salto di specie vero e proprio, insomma, che andiamo a compiere. NEMO è già impegnata a Niguarda, è già impegnata ad Arenzano Genova, al Gemelli di Roma, al Monaldi di Napoli, a Brescia, agli istituti ospedalieri. Nell'Adriatico, forse me ne scordo qualcuno, ma nell'Adriatico non c'è niente. Ecco, allo Stato le nostre regioni, la Regione Marche, la Regione Abruzzo, la Puglia stessa, l'Umbria, il Molise, anche l'Emilia Romagna, insomma, perché non ha realtà di questo tipo, sono regioni dove il paziente viene preso in carico, paziente di malattie neuromuscolari viene preso in carico sul territorio, a casa riceve un'assistenza domiciliare, che per lo più è l'assistenza respiratoria o il follow-up che si può fare a domicilio,
nel momento in cui ci sta bisogno di una di un ricovero, di una c'è un'acuzie, c'è una situazione per la quale ci vuole che qualcuno abbia la titolarità della presa in carico completa, lì nascono i problemi, vale a dire il paziente si reca all'ospedale alla rinfusa, va in questo posto, in un altro posto, dove sicuramente riceverà buone risposte, ma non riceve le risposte migliori, vale a dire le risposte di alta specializzazione che può ricevere in un hub come questo. Ecco, questa è la differenza, il salto di specie che noi andiamo a compiere. Il percorso è stato molto, molto complesso, molto difficile. Il prescioglimento di una soluzione di tipo organizzativo amministrativo è stato quello dell'accreditamento di un'attività all'interno appunto della nostra struttura. Quindi la Regione in questo senso ha fatto una strada di grande merito, perché non era facile andare a inquadrare bene la situazione. I rapporti sono tutti rapporti molto chiari, molto ben definiti all'interno delle condizioni contrattuali, e questo fa in modo che appunto non avremo di fronte qualcosa di non esplorato, anche alla luce delle esperienze che sono state compiute altrove, delle quali abbiamo fatto tesoro, avremo la massima trasparenza nella conduzione unitaria di questa situazione. Io penso che veramente per le Marche questo sia un grande giorno. Ecco, poi dalla prima pietra dobbiamo passare appunto all'ultima pietra, cioè al fatto che fra qualche mese apriremo e daremo ai pazienti concretamente la soluzione che si aspettano. Permettetemi di ricordare solo una cosa. Tutto ciò è stato possibile grazie all'impegno di tanti pazienti, ecco, e all'impegno pugnace, ne ricordo uno solo per tutti, di Roberto Frullini, ecco, che è una persona eccezionale, di una valenza umana, professionale, culturale, di veramente di altissimo profilo. Roberto Frullini è il vero artefice della costruzione di una progettualità che ci potevamo sognare se non c'era qualche interprete attivo all'interno della società, anzi tanti interpreti attivi come tutti voi, come le famiglie e come anche Nemo stessa, che potevano portarci a questo risultato. Grazie a tutti. Allora, grazie Michele, lupus in fabula, il prossimo è Roberto, ma prego Roberto di... Timmy? Ci vuole per il Scusami Antonio. Praticamente ti ho rubato la scena. Ma io non posso che intanto ringraziare Michele per le parole stese in questo momento, e ovviamente per quanta emozione abbiate voi in questo giorno, io lascio semplicemente immaginare quella che può essere la mia soddisfazione, quella di Alberto, nel senso che Fondazione Taradini è nata per due ragioni: per ricordare il lavoro fatto in questa regione per i malati neuromuscolari da Dante Taradini, che era un dipendente dell'azienda ospedaliera, per l'idea di portare anche nelle Marche il progetto che era già iniziato a Niguarda allora con Alberto e con tutte le associazioni dei malati che collaborarono alla sua realizzazione. Penso che oggi ho immaginato questo giorno come quello della nascita di un bambino. Io non ho avuto la fortuna di avere un'esperienza di paternità, ma penso che dopo una gestazione di una decina d'anni oggi riusciamo a partorire. Abbiamo alcuni mesi di tempo per far crescere il bambino, per farlo diventare adulto, renderlo forte, istruirlo a dovere e poi iniziare a farlo diventare un membro attivo della comunità. Una comunità a cui noi oggi offriamo questa opportunità e a cui chiediamo l'aiuto. Il progetto
nasce all'interno di una fondazione no profit che investirà a prescindere dalla sua realizzazione, ma questa comunità locale deve sentirsi coinvolta in tutti i suoi aspetti, sarsecite e controtetaria di questo progetto. Ribadisco, la soddisfazione è tanta e l'augurio di rivedervi tutti quanti a gennaio, quando taglieremo il nastro per l'inaugurazione operativa del centro. Grazie. Niente, no, hai fatto bene. Allora, adesso nella scaletta degli interventi è previsto l'intervento dell'associazione, ma una piccola cosa. Innanzitutto presento Elena Leonardi, è presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali, che, alla quale prima dell'intervento dell'assessore Saltamartini chiederemo un breve saluto, un po' quello che riterrà di dire alla luce di quello che sta avvenendo e sta sentendo. E chiamo una figura che forse in questa fase nessuno di voi si aspetta al tavolo per un intervento, lo chef Mauro Oliassi, che è testimonial di Nemo Ancona e che dovrebbe essere in sala e che è lì. Mi devi scusare, ma già senza occhiali, con le mascherine, la gaffa la dovevo inanellare. Prego. No, lascialo. No, non lo puoi lasciare. Ok. Allora, intanto grazie per avermi invitato e sono molto felice di essere qui. Io conosco Roberto Frini da più di 15 anni, 16, non lo so, è lui che mi è venuto in cerca e quindi poi sono rimasto agganciato a lui, siamo diventati dei grandissimi amici. Sosteniamo da tantissimo tempo quindi la Fondazione Paladini e le sue attività e ancora di più siamo felici adesso di sostenere questo progetto così importante per l'assistenza dei malati di SLA, no? Questa sorta di rete che mette insieme tutte le varie specializzazioni per far sì di dare il servizio al massimo delle sue possibilità. E ecco, io credo che l'attenzione alla disabilità sia un'indicazione, sia una condizione molto, molto importante, non soltanto da un punto di vista sanitario, ma anche proprio da un punto di vista socioculturale, che va dalle cose più con le quali i disabili si scontrano tutti i giorni, dalle strade alle strutture turistiche alberghiere, ma soprattutto alla mentalità delle persone che tendono a consapevoli del discorso che ci si può ammalare, che tutti quanti si possono in qualche modo ammalare, quindi far finta che questa situazione non esista. Ecco, quindi io con il nostro piccolo apporto, con l'amicizia, continueremo a dare aiuto alla Fondazione e a questo progetto. Tra l'altro, se vi capita in libreria acquistate un libro che noi abbiamo pubblicato adesso, di cui i proventi vanno alla Fondazione, un regalo alla Fondazione. Dunque, come vedete il ritmo è serrato, i microfoni vanno e vengono. Mi scuso con Mauro Oliassi, non ho avuto il tempo di essere preciso nel definire qual è il suo prestigio come chef stellato nel mondo, ma credo che qua dentro lo sappiano tutti, quindi la mia gaffa è passata semi inosservata. Ok, proseguiamo. Adesso abbiamo le associazioni, che sono poi il cuore pulsante la stessa ragione per cui noi siamo qua, per cui tutti ci siamo adoperati per poter arrivare a questo grande risultato. E quindi comincerei da Stefano Chialini, che è il presidente dell'UIL DM Ancona, e prego qualcuno di portargli... Ecco. Vado. Prego Stefano. Dove riesci qua? Bene. Ok, ti aiuto io? Te lo tengo io. Buongiorno. Allora, io mi ero preparato un bel discorso, come spesso capita, ma poi in questi momenti
diciamo che andiamo molto a braccio, andrò. Ma come Will DM ovviamente non posso che non ringraziare le istituzioni, la regione, l'azienda Ospedale Riuniti, l'Università Politecnica delle Marche, perché credo che insieme a noi associazioni abbiamo dato l'esempio che lavorando insieme si può realizzare un grande progetto come questo. E qualcuno prima, più illustri di me, ha sottolineato l'importanza della ricerca e io da biologo non posso che sottolineare ulteriormente questa l'importanza che ha anche in questo senso Centro Nemo. E forse sono ripetitivo, ma non credo mai abbastanza. Io penso che nulla sarebbe, nessuno di noi forse sarebbe qui se non ci fossero state persone come Alberto Fontana e come Roberto Frullini, che hanno dimostrato e dimostrano proprio come noi associazioni la tenacia nel perseguire un risultato e di arrivarci in ogni caso. Quindi è sicuramente un piccolo mattone, io oggi si mette il primo mattone per un futuro migliore per noi associazioni, ma per la cittadinanza tutta, perché sono convinto che la capacità di prendersi cura delle persone più, diciamo così, più fragili, i cosiddetti più fragili, sia un grandissimo metro di giudizio sulla società civile, sulla bontà della società civile. E io ringrazio anche le altre associazioni che poi porteranno lo saluto, quindi Famiglie SMA, AISLA e tutti i partner che grazie ai quali siamo arrivati a questo punto e grazie ai quali arriveremo anche più lontano. Quindi io ringrazio tutti e godiamoci questa giornata di festa. Grazie. Grazie Stefano, nelle tue parole e nei tuoi gesti si è colta l'emozione che non è passata inosservata ed è, credo, valore aggiunto. Permettimi questa personalizzazione della conduzione. Ora ascoltiamo Pia Barbadori, AISLA Ancona. Dov'è? È lei. Buongiorno a tutti, grazie di essere qua. Io sono non felice, ma molto di più di esserci. E mi sono fatta una scaletta, ma sono commossa, permettetemi la commozione. Per i saluti e i ringraziamenti rimando a dopo. Non perché siano di valore, intendiamoci. Beh, io mi sono fatta una scaletta su quello che avrei voluto dire, ma me la sono totalmente dimenticata, quindi non so cosa riuscirò a dire. Io sono onorata, sono orgogliosa di essere qua. E appena sono entrata in quest'aula mi sono ricordata la prima volta, nel lontano 2008, quando sono entrata qua ed eravamo io, Marisa, la mia collega di AISLA Fermo e Porto San Giorgio, e con il dottor Melazzini, perché era nel 2008 e per la prima volta abbiamo avuto l'opportunità da parte e l'accoglienza da parte della Regione Marche a parlare di SLA, perché ancora non era ancora insomma così conosciuta come lo è adesso. E c'è stato un susseguirsi, quindi la Regione, devo dire, è stata, devo dare merito, perché ci ha sempre ascoltato. Ci ha sempre ascoltato e a piccoli step abbiamo ottenuto anche molto. Siamo stati uno tra i primi in Italia a riconoscere il lavoro gravoso delle famiglie che hanno a carico una situazione così complessa di assistenza a tutti i livelli, da quella sanitaria a quella sociale, a quella, insomma, di tutto.
E quindi questo piccolo riconoscimento è stato uno stimolo anche per noi di andare avanti con tutte le difficoltà che in una situazione come la SLA sono in crescendo, e quindi diventano sempre più complesse, e abbiamo anche noi combattuto ogni giorno e sperato e creduto nel tempo alla possibilità di realizzare, di vedere realizzato questo, questa chicca del centro clinico Nemo, proprio perché questo ci consente di avere una continuità, di avere un grande riferimento per i malati e per le loro famiglie, su cui poter contare in una continuità e in una conformità di esigenze, di assistenza con tutte le discipline, le specializzazioni che le situazioni richiedono, avendo poi con la persona malata un approccio molto diverso da quello, insomma, a cui siamo soliti. È così, purtroppo è così, speriamo in un futuro, e nessuno ci può togliere la speranza di averlo e di raggiungerlo migliore. Quindi cosa posso dire? Vorrei dire tante cose, ma l'emozione mi gioca questo brutto tiro. Volevo dire che c'è stato un vuoto nel frattempo, dall'inizio delle nostre istanze, insomma, dei nostri rapporti con la regione, con le istituzioni, durante il quale insomma c'è stata una difformità di assistenza, c'è stata molta confusione, ma andiamo avanti, ora siamo qua e nessuno può tornare indietro, quindi mi auguro che accanto a tutta la forma di assistenza richiesta per ogni persona malata che ci sarà anche, andrà avanti la ricerca sulla quale dobbiamo contare in maniera incredibile tutti quanti. Quindi alla luce di questo il mio augurio è quello di rivederci a presto, di poter inaugurare questa struttura. Purtroppo i tempi burocratici, le difficoltà, abbiamo sentito il quante ce ne sono state lungo questo percorso di arrivo, diciamo, no? Sono tante, ma non hanno purtroppo non hanno pari con le attese di un malato di SLA, e purtroppo in questi anni ne abbiamo persi tanti, e quindi mi auguro che per loro ci sarà una situazione migliore da affrontare. Basta, ringrazio tutte le istituzioni e tutti qui presenti. Grazie a Pia. Rapidamente, abbiamo pochi minuti ma dobbiamo un po' accelerare, abbiamo adesso Marika Bartolucci, che è delegata territoriale e anche consigliere nazionale dell'Associazione Famiglie SMA. Buongiorno a tutti, porto i saluti di Anita Pallara, presidente dell'Associazione Famiglie SMA e di tutto il consiglio direttivo. Sono anch'io molto molto emozionata. Ho avuto la diagnosi di mio figlio nel 2009 ed è stato veramente un momento brutto in cui è mancato il respiro e vedi solo buio. E non sapevo cosa fare. Poi ho avuto la fortuna di incontrare sul mio cammino Roberto, che mi ha accolto e mi ha saputo indirizzare allora a quello che era Famiglie SMA, perché qui sul territorio non c'era nulla. Mi ricordo a suo tempo che avevo scritto su Facebook ad Alberto, e la risposta di Alberto è stata: tutto sarà possibile. In questi anni tanta strada è stata percorsa. Nemo per i pazienti affetti da SMA è casa, è un luogo dove ci sentiamo accolti, dove troviamo ascolto, dove
ci dà le migliori le risposte a tutto quello che serve, un approccio multidisciplinare, quindi per la gestione delle emergenze, degli ausili, il supporto psicologico, l'incontro con il logopedista, il nutrizionista. E Nemo è stato anche ricerca, perché in questi ultimi anni la SMA sta vivendo una vera e propria rivoluzione terapeutica. Abbiamo da qualche anno disponibili autorizzati dal Sistema Sanitario Nazionale due farmaci che vengono somministrati anche presso gli ospedali riuniti per gli adulti e al Salesi per la parte pediatrica. E un altro farmaco, un'altra molecola che al momento è al vaglio di AIFA e sarà presto approvata. Quindi grazie all'arrivo di questi farmaci sta cambiando la storia naturale della patologia, soprattutto se presi prima della comparsa dei sintomi. L'invito che vorrei fare a Regione Marche è di lavorare e attivare quanto prima lo screening neonatale, proprio perché se riusciamo ad individuare i bambini con SMA prima che compaiano i sintomi, i farmaci aiutano tanto e questi bambini potrebbero avere una vita paragonabile a quella dei coetanei sani. Cos'altro? Io mi sento di ringraziare tutte le associazioni, Regione Marche, Ospedali Riuniti, l'Università Politecnica delle Marche, perché se questo traguardo è possibile, se oggi poniamo questo primo mattoncino, è perché c'è stata la volontà da parte di tutti di creare qualcosa di bello e che sicuramente che cambierà la vita per tutte le persone affette da malattie neuromuscolari sul territorio marchigiano e anche magari per le regioni limitrofe. Grazie a tutti, cedo la parola ai colleghi, grazie. Grazie Marica. Adesso abbiamo con noi Maurizio Mezzanotte, che è delegato dell'Associazione Parent Project dell'Umbria, a cui cedo volentieri la parola per un intervento veloce. Sì, buongiorno a tutti. Vi ringrazio moltissimo da parte della mia associazione Parent Project, che è un'associazione di famiglie e pazienti con Duchenne Becker. Distrofia muscolare di Duchenne e di Becker. Da parte della mia associazione posso dire che siamo molto contenti perché il modello del centro clinico Nemo sono, per la loro peculiarità, sono la presa in carico e l'equipe multidisciplinare di cui all'interno si fanno carico dei nostri pazienti, dei nostri ragazzi, è il modello auspicabile al quale la nostra associazione anche aderisce molto volentieri. Quindi sono molto contento di essere qui, sono insieme con il delegato territoriale delle Marche Michele Forgioni, sempre dell'associazione Parent Project ovviamente, e quello che auspico è, così come la Regione Marche e la Regione Umbria, io sono delegato territoriale della Regione Umbria, Regione Marche e Regione Umbria in altri ambiti hanno messo insieme le forze, spero che anche in questo caso questo avvenga. Sono molto contento per questo primo mattone qui nella zona adriatica del nostro paese. Grazie, grazie a tutti voi. Eccoci, allora, adesso una persona speciale che io ho avuto modo di conoscere e incontrare in quell'occasione il 16 settembre e che poi seguo anche, da allora seguo anche sui social, Alberto, io ti seguo anche lì, che devo fare? Io odio i social. Lo so, ma ci stai e ci stai molto bene. Allora, parlo di Alberto Fontana, che è il presidente dei centri clinici Nemo e che credo abbia parecchio da raccontarci. Guarda, io mi permetto di partire dall'incontro che ho avuto con l'assessore Saltamartini, il quale negli incontri che abbiamo avuto per la costruzione di questa giornata è stato in grado di trasmettermi due elementi importanti, che sono la concretezza e la solidarietà. Perché quello che abbiamo vissuto nelle attività di riunione, di costruzione di questo momento, era proprio il bisogno di arrivare a una giornata come quella di oggi, che non è solo una dichiarazione di una conferenza stampa, ma è l'inizio in maniera concreta della casa delle persone affette da malattie neuromuscolari nella città di Ancona e in un ospedale
prestigioso come quello delle Torrette, al quale mi permetto di ringraziare appunto te, il direttore generale, il direttore Pasqualucci, che ci hanno consentito, no, nel racconto che è stato fatto e anche nel puntualizzare in maniera corretta, come ha fatto Capirossi, il fatto che abbiamo intrapreso una strada che appunto ha necessitato di tanto tempo, ma che crea delle fondamenta importanti, perché abbiamo una visione di lungo periodo nel quale riusciamo a rendere, e anche qui riutilizzo la parola, concreta la ricerca scientifica al quale faceva riferimento il magnifico rettore Gregori, perché per noi la ricerca è molto importante, però per fare ricerca bisogna avere a disposizione la capacità di professionisti che nella clinica sanno leggere i dati, sanno metterli a disposizione, sanno dichiarare quali sono le cure vere e quelle che non sono vere, perché come ci ricordava Marica, noi oggi possiamo celebrare per alcune patologie come l'asma la possibilità di un'offerta terapeutica, ma perché alle spalle c'è stato un lavoro di scienziati, di ricercatori, come anche quelli dell'Università di Ancona, che hanno contribuito a far sì che ci fosse concretezza in queste parole. E quando facevo riferimento alla solidarietà che l'assessore ci ha trasmesso, è proprio un ingrediente fondamentale della nostra comunità di associazioni, che non ha nessuna ambizione se non quella trasparente di costruire una capacità di saper rendere meno potente le malattie neuromuscolari, che sappia accompagnare i nostri genitori, i nostri figli, in un percorso che molto spesso le malattie neuromuscolari ci mettono di fronte a una complessità estremamente alta, per la quale quell'alleanza pubblico-privata al quale si faceva riferimento in questo caso sa fare la differenza, perché sono proprio i racconti, sono proprio le esigenze. Perché vede, Assessore, quando apriremo il centro clinico Nemo, quelli che ci daranno la possibilità di migliorarci giorno dopo giorno saranno proprio i pazienti, che avranno i nomi e i cognomi delle persone al quale rivolgersi chiedendo di migliorare sempre di più la presa in carico, e non faranno sconti, perché al contrario di molte altre situazioni noi saremmo perennemente raggiungibili, perché le persone che qui hanno parlato prima di me, che rappresentano le associazioni, oltre a essere portatori di un'esperienza, ahimè, molto spesso di sofferenza, sono le persone che sono consapevoli soprattutto di quello che noi abbiamo bisogno. Ed è stato per noi fondamentale poter raccontare alle istituzioni quello del quale noi abbiamo bisogno, e insieme a voi e grazie a voi siamo stati in grado di costruire questo primo momento, per la quale non ci sottraiamo come associazioni anche a una partecipazione da un punto di vista concreto, economico. I lavori di ristrutturazione che fanno parte di quel primo mattone sarà appunto una partecipazione per circa 1 milione da parte di tutte le associazioni, sia per l'adeguamento degli impianti che per la strumentazione che necessita all'interno del centro. Perciò è proprio quella coniugazione nel quale portiamo risorse, così come gli oltre 50 trial che il network di Nemo porta avanti nel campo della ricerca scientifica, che diventerà patrimonio appunto di questa attività, fatta insieme a tutti, fatta insieme a soggetti che fino ad oggi hanno portato avanti il lavoro in area pediatrica, nell'area dell'adulto, e perciò saranno le nostre porte sempre aperte a tutti coloro che vorranno contribuire a far sì che il centro clinico Nemo di Ancona diventi un'eccellenza, e noi ne siamo sicuri perché conosciamo l'alta professionalità, la competenza, la capacità istituzionale di saper ascoltare attraverso una risposta di concretezza e di solidarietà. E permettetemi di chiudere ricordando una persona che è mancata qualche giorno fa, affetta da distrofia muscolare di Duchenne, che si chiamava Luca Bernardi, che è stata una persona del territorio che si è battuta, e mi sembra, ed essendo un amico mio, di Roberto e di tutte le persone che sono qui in sala, mi sembra doveroso ricordarlo, perché oggi sono sicuro che sarebbe felice
e allo stesso tempo orgoglioso delle sue istituzioni che hanno saputo leggere il bisogno e oggi dare concretezza attraverso questo importante, fondamentale primo mattone che oggi tutti insieme mettiamo e che da lunedì canterizziamo all'interno del quinto piano delle torrette. Grazie, grazie a tutti. Grazie Alberto. Allora, stiamo andando in chiusura. Solo per un saluto, poi l'intervento finale del nostro assessore. Elena Leonardi, presidente di commissione, per quello che ho conosciuto io, una persona molto, molto attenta nel suo ruolo, ci ha vivisezionato un pochettino quando ha voluto incontrare l'azienda e credo che avrà apprezzato una giornata come oggi. Solo per un saluto, come gradito ospite. Prego. Grazie, era importante essere qui oggi in questo passaggio che non è il completamento di un percorso ma certamente una tappa essenziale di un percorso che ha visto tantissimi attori impegnati dal 2008 ad oggi. Io credo che sia un passaggio importante non solo per le famiglie e le associazioni e l'emozione che gli interventi che mi hanno preceduto hanno testimoniato, è appunto la concreta testimonianza di come questa giornata sia importante. Saluto e vedo anche i colleghi Menghi e Ciccioli della Commissione. È importante per la Regione una giornata come questa che testimonia una collaborazione, un gioco di squadra che è sicuramente l'arma vincente anche contro le malattie neuromuscolari. Quindi era importante essere qui e grazie a tutti quelli che in questi anni hanno lavorato per questo risultato. Grazie. Allora la parola all'assessore Filippo Saltamartini, assessore alla sanità e a molto altro, sostegno alla famiglia, servizi sociali, ma conoscendo il suo pragmatismo non gradisce che mi dilunghi troppo su questi titoli e quindi assessore concluda questo intervento, ce lo aspettiamo da lei. Grazie a tutti, sull'importanza di questa iniziativa non mi soffermerò perché è stata lucidamente delineata da chi è intervenuto prima di me. Voglio però ringraziare di vero cuore tutte le persone che sono qui convenute e soprattutto questa occasione mi conferisce la possibilità di ringraziare anche i dirigenti della sanità, i dirigenti di Torrette e di ringraziare anche i colleghi con cui condividiamo una grandissima responsabilità, Namenghi, Ciccioli, la Presidente della Commissione Sanità. Dovete sapere che all'inizio di questa mia missione insieme ai nostri colleghi io ho avuto rapporti molto ruvidi con i dirigenti della sanità e questo mi consente di spiegare bene perché quel mio comportamento nei loro riguardi era così esplicito. La prima richiesta che io feci era quella di accelerare al massimo la creazione dell'unità spinale per le persone paraplegiche. Ma perché io sono stato e sono così ruvido nei riguardi dei dirigenti e anche delle altre persone? Perché noi non possiamo perdere un minuto mettendoci in quelle commissioni. Noi abbiamo una missione così importante per queste persone che ogni minuto di ritardo nella nostra vita si scarica sulla qualità, benessere, la cura di queste persone. Guardate che dico questo prescindendo da qualunque idea politica e lo dico per chi è nella vita normodotato, cioè perché alcune persone sono normodotate ed altre meno, perché evidentemente noi dobbiamo restituire qualche cosa. Chi non ha questa patologia ma può averla deve restituire nell'ambito della sua posizione sociale, delle sue responsabilità, ciò che gli altri hanno avuto meno di noi. E guardate che quando nella Costituzione è scritto che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli, è proprio per questo, perché in quella visione dei padri costituenti, nell'unione del pensiero cattolico, liberale e anche socialista, la Repubblica si impegnava a eliminare quegli ostacoli che impediscono a queste persone che cosa? Anche la piena realizzazione della persona umana. Il sostegno psicologico, non solo del farmaco, consente a loro di cercare di vivere una vita normale, una vita il più possibilmente normale. E questo è un nostro compito preciso, a maggior ragione per l'assessore, per i dirigenti e per chi è stato votato dai cittadini
per raggiungere questo obiettivo. E guardate che noi dobbiamo raggiungere questi obiettivi. Non ci possono essere discussioni sulla mancanza di risorse, sulla mancanza del personale, sulla mancanza di tutta una serie di problemi. E noi abbiamo il compito di risolvere i problemi, e se queste persone come Antonio ci stanno dando una mano, questo è un valore non aggiunto, un valore talmente importante che ci deve impegnare ognuno di noi, ogni giorno, ogni minuto della nostra esistenza istituzionale, a far sì che possiamo dire abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare. Perché io sono convinto che noi non abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare. Io sono convinto che il nostro Paese, al di là di tanti convegni, di tanti discorsi, non abbiamo fatto quello che dovevamo fare. E questo è un imperativo, capite, troppo importante, non solo in questa circostanza. Quindi consentitemi di dirvi, è una festa, è il primo mattone, ma io non sono soddisfatto però che un Paese avanzato come l'Italia, una regione avanzata come le Marche, ancora sconti troppi gap, per non usare altri mezzi. Quindi io dico questo perché voglio essere giudicato da voi insieme ai colleghi, perché questo a noi ci aiuta ad essere ogni giorno testimoni di questa volontà, che non solo è una volontà di solidarietà, ma se mi permette Antonio anche di carità, no? Di vicinanza. Quale persona non ha una sensibilità umana nei riguardi di una persona più svantaggiata, no? L'abbiamo nei riguardi degli animali, io ieri mi sono occupato di 800 cani che hanno la brucellosi, una malattia. Quindi vorrei che però, ecco, tutte queste parole, perché altrimenti la politica, i libri, i talk show diventano vuoti di contenuti, ecco, io vorrei che insieme queste parole diventino fatti concreti, fatti da toccare. E quindi mi permetto di dire al dottor Caporossi, ai dirigenti di Torrette, che è bella questa giornata, è merito soprattutto anche vostro, ma dal pomeriggio di oggi a domani mattina questi mattoni dovranno diventare qualcosa di concreto, che queste persone potranno toccare concretamente, perché noi abbiamo un dovere che era quello che ho cercato di descrivere. E poi infine la capacità di Nemo di trascinare tutto, no? Voi siete stati una valanga e ci avete coinvolto a tutti, no? La politica, tutti, perché di fronte al vostro esempio, certo, non potevamo rimanere da parte o inerti. E io credo che la nostra società abbia bisogno di queste sollecitazioni rispetto a un eccessivo solipsismo, no? Nichilismo, se mi permettete, consumismo, no? Noi siamo abituati a vedere televisione tutte persone sane, belle, sportive, eccetera, senza sapere che il genere umano ha altri problemi. E quindi anche il modello della società, il modello di vivere, secondo me, si presta ad una discussione. Ecco, io vorrei che tutte le volte in cui voi avete qualche cosa, ecco, mi chiami Antonio, mi chiamate, e cerchiamo di ogni giorno di mettere a frutto queste esperienze, facendo degli esami però sui fatti che riusciamo a fare. Quindi mi piacerebbe che a distanza di pochi mesi facciamo il punto sulla situazione, perché quando metti una data in base alla quale poi si fa il punto, chi deve operare, cominciare da me, dalla politica, dai colleghi del Consiglio e così via. E poi concludo dicendovi questo, e qui di fronte c'è Anna Menghi, insomma, anche per la sua condizione, mi piacerebbe tanto che lei interpretasse questo ruolo, Anna, te l'ho già detto e te lo ripeto qui pubblicamente, al di là dei colleghi consiglieri. Perché vedete, in una società così egoista, una società che molto spesso non vede i problemi degli altri per chi sta bene, ecco, una società così deve essere rappresentata anche da queste persone che hanno il diritto di rappresentare questo mondo, che altrimenti è un mondo che sostanzialmente viene sempre blandito, però concretamente nei fatti poi queste blandizie non si riconoscono. A me ha fatto tanto piacere quando è intervenuta quella signora sullo screening neonatale, no? Io sono stato a Loreto, dove abbiamo questo istituto, è stata la prima visita che io ho fatto da assessore. Certo, scherziamo, se riusciamo a vedere prima addirittura, durante la gestazione, che cosa succederà
è uno straordinario supporto, no, per fare queste cose. Ecco, tutto questo noi lo possiamo fare, tutte queste cose noi le possiamo fare nella nostra disponibilità, sia finanziaria, professionale che umana. Perché non dobbiamo quindi concretizzare con degli step e delle verifiche? Allora concludo dicendovi questo, è un'assunzione importante che l'assessore e la regione assume. Fateci sapere tutto quello che non va, perché ogni giorno noi abbiamo il dovere di portare questi ragazzi, tutte le famiglie che soffrono nel nostro paese, vicino alle istituzioni, vicino a una sanità di un paese avanzato e democratico, perché la democrazia di un paese si esprime anche in questo, nella misura, nella caratura della solidarietà e della carità che riesce a esprimere nei riguardi delle altre persone. E badate bene, non è un discorso etico, ma è un discorso di solidarietà nei momenti in cui anche in Costituzione è scritto, no? Che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, e se l'uomo non ha i diritti inviolabili a una vita di qualità, ad essere curato per bene, alle massime espressioni della scienza per lenire la sua condizione, che tipo di dignità umana noi garantiamo, no? A livello costituzionale. Ecco, quella carta scritta tanti anni fa è ancora oggi così valida e viva, che a me piacerebbe onorare quel giuramento che noi abbiamo fatto a quella carta concretamente nei fatti. Grazie a tutti e vi abbraccio con il cuore, con sincerità. Ringraziamo l'assessore, si chiude la diretta e quindi salutiamo tutti coloro che hanno seguito in remoto la nostra trasmissione.